Ciao a tutti, ben trovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario & Rabbids Kingdom Battle. Dunque. Nello scorso episodio si è risvegliato il drago. Insomma, nulla di che, se non fosse che sta tornando anche Bowser. Quindi, penso che dopo questa sfida che ci aspetta ci sarà sia il drago sia Bowser e probabilmente anche una fusione dei due, perché il drago ovviamente vede Bowser e fa: ah, guarda che bel manzo, ora mi prendo un po' di forza in più e faccio festa e fiera. Quindi affrontiamo subitissimo la nuova sfida. Ah, Wario e Waluigi. Ci mancavano loro in effetti, eh. Salute extra perché sto proprio a secco. Ah, devo sconfiggere tutti i nemici. Vabbè. Loro chissà come si comportano in questo caso. Ah, vediamo un po' qui cosa abbiamo. Allora, mi nascondo qui. Perché poi devo andare sopra, devo andare. Allora, quindi con lanciarazzi loro li prendo sicuro. Che poi, così, è bazooka, ma è un lanciarazzi in realtà. Vediamo un po' che si può combinare. Rabbid Peach, andiamo col carretto. Vorrei più che altro eliminarlo facile questo nemico, perché è molto pericoloso. Ah, ok. Dunque Mario gli salta in testa e poi dopo con una bella sparaflesciata. Sono buon archi... via. È andato. Ma questa è tosta, amici miei. Vista dell'eroe per cercare di massimizzare i danni che potrei causare. Lei, lo scudo e via. Bisogna fare 1000 punti salute e 800 l'altro. Mamma mia. Sono dei mid boss praticamente. Ma dei mid boss brutti. Ah, ustione, non me la fare, ustione, dai. Vediamo di darci una mossa. Allora. E se io ti faccio così, non ti faccio tanto male alla fine, però, eh? Buon Luigi. Però rimbalzi. Ma il turno dopo mi crocchia. Ah, lui è uno di quelli che insegue. Melma. Oddio, non è troppo dolore, però, eh? Dunque, con Rabbid Luigi potrei fare un bel po' di danno. Potrei lavorarci, eh. Se faccio la barriera ci perdo un po', ma almeno faccio danno. Buonissimo. Ci arriva però a me, mi sa. Sì, vabbè, stai tranquillo però. Non è successo nulla di grave. E infatti. E quindi ora finisco a questo punto Wario, perché non se ne può più. Eccola lì, vattene. Sì, vabbè, poteva... Ah, a parte che... Diciamo che la spinta mi ha portato più vicino a quello che volevo fare, ovvero curare i miei alleati. Mi tocca fare con Rabbid Peach così... Non riesce... Ah, critico. A posto allora. Ciao. Ah no, si Ah, perché si è avvicinato male. Ma dai, che fregatura. Blalla. Lallero lalla. Allora, in teoria ora dovrebbe anche finire. Dovrebbero finire le battaglie. Eh sì, quanto pare. Ah, sono scomparsi così all'improvviso. Ah no, questa era. Ok. Era solo una quindi. Sei turni. Purtroppo pensavo che Peach lo prendesse da quella posizione là sotto, invece no. Sì, questa era la seconda, infatti. Vabbè, dai. Non lamentiamoci sempre, però mi lamento. Eccoci qui. Vai. Oh. Bowser ha sempre questi castelli pittoreschi. Super fantastici. I soldi non so dove li prende, ma... La lava in low res è bellissima. Oi. Puzzle complicatissimo. Ah va, addirittura questo. Interesting. Quindi questo va qui sotto. Ah, vedo. Ah, quello sicuramente. Ui. Aspetta, non dirmi che è qua giù. No, non è qua giù. Ah sì, invece. Ma com'è possibile?
Oh wow, non me l'aspettavo così. Ci picchia. Vabbè, ma è lunga. No! Ci picchia. Il fatto è che il timer è abbastanza stretto, quindi devi farla proprio bene. Ma ci picchia. Però è un'arma nuova questa, se non sbaglio. Sì, in effetti, quando è monete rosse è l'arma. Per chi è? Ah, Mega Lamaco. Ok. Per Yoshi, che Yoshi non lo usa, ma ok. Andiamo qua dentro, ora va che è ora. Mi chiedo dove esca. Cosa? Per aver... Ah, mo me l'ha dato come risolto, non prima? Ok. Ci sta comunque, ci sta. Dai. Le guardie del castello. Ora ho paura. Quindi in questo episodio mi sa che non affrontiamo il drago, ma le guardie del castello, che a quanto pare non sono qui. Quindi, questo cosa? Solo in qua? Ah! Ok, scivola. Ah, fino là in fondo. Ah, ci picchia. Quanta strada vuoi fare? Allora, doppia qui, scivola e... Mamma mia! Ci vogliono male, eh? Vai! Yeah! Take this puzzle. Ah, ora ci aspettano un po' di nemici. Le guardie. Ci saranno due lotte probabilmente. La squadra è questa? Andiamo. Sconfiggi tutti, saranno 10 tipo. Vogliamo scommettere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Visibili. Infatti sono 8. Va bene. Questi nemici ve li risparmio perché ci sono altri nemici più forti e più belli da affrontare ancora nel corso del capitolo, quindi direi di saltare direttamente a quelli perché questi sono nemici base e basta. Era necessario. Ma Luigi è utile per le battaglie? Perché... Allora, qua un altro puzzle complicatello ci aspetta, eh. Dicevo, Luigi è utile perché... Perché sì. Ah, verde prima, ok. Ok, per questo puzzle ci ho perso un po' più tempo del previsto, non solo perché non riuscivo davvero a capire se un solo pulsante faceva apparire o sparire tutti quanti quelli dello stesso colore, poi ho capito che in realtà era un po' diversa la faccenda. Ma ho voluto studiarmelo per bene perché volevo anche prendere ovviamente il fungo che era di là e gli oggetti che c'erano nascosti, insomma, per tutta la mappa. Quindi alla fine ci ho speso troppo tempo, ma ho fatto un lavoro certosino. E so che magari non è proprio comprensibile il fatto che io stia mandando le immagini a velocità folle, a 4x, però... È per rendere il tutto più fluido, per non farvi perdere tempo. Questo è un video di un'ora e ci sono tantissime lotte, ce ne ho fatte 5 o 6 se non sbaglio, quindi il punto focale sono le lotte, quindi se perdo tempo con i puzzle non posso farvi vedere le lotte. E questa serie ha già preso più tempo di quello che pensavo, quindi ho preferito velocizzare parti un po' morte. E questo va sul rosso, ok, perfetto. Ora ci siamo, meno male.
E le sfere del potere. Oh, visto, si fa tutto quanto, si fa. Mettiamo questo sul... Ma no, questo è sul rosso, quindi devo mettere questo sul verde. E poi devo riposizionare questo sul verde, sì. Ok, fatto. Perfetto. E questo sul rosso. Bene. Insomma, un po' pesantuccia, eh. Ok, c'è un'altra lotta. L'ultima prima del castello, prima del boss. Facciamoci pure questo e tanti, tanti cari saluti. Con Rabbid Peach il carretto è fatta. E vabbè, sì, potevo anche sparare qui in questo caso, ma tanto. Un danno in più, un danno in meno. Questa è stata molto semplice. Ah, infatti due turni richiedeva, vedi? Ma non è finita. Ah! Ecco! Ora si spiega! Era in due fasi! Quanti però stavolta? Tre turni, il cavolo, tre turni. Come? Come? Studiandola. Un'altra volta questi. Cosa? Wow, ma è incredibile. Mamma mia, che... Ma ragazzi. Ma che cos'è? Quanti ce ne sono sto giro? Aspetta però, questo qui forse posso eliminarlo subito ora? Sì, bene, meglio così. Uno in meno, questo è proprio tra i peggiori che possono esistere. Andiamo. Che gioco di squadra stupendo. Quanto è bello quando fanno così. Aia, 1200 questo, mamma mia. Ma che roba è? Come le Valchirie, ma più forte. Ehi, da arrabbia, zitto. Eccola lì, te pareva. Ah, sì. Un altro po'? Vabbè, tanto. Perfetto. E qua. Andiamo un po', insomma, lì. Oh, che bello, che bello, che bello. Come mi piace quando fanno sti danni. Allora, lei mi sembra molto pericolosa. Quindi vorrei farle del grande male. Ma... però questi qua sopra... Vado su di lei, dai. Ok, buono, buono. Sì, ci serve per Luigi, dai. Come sempre. E via. Turno ai nemici, vediamo un po' che combinano. Perché non ha attaccato Mario? Forse non può farlo. Ok, la inseguo. Mo' però te lo becchi questo. Mi dispiace. Oh, l'ho interrata. Ecco, mo' siamo faccia a faccia, preciso, eh. Allora, tu. T'a posto, zio? No?
Ah, così becco pure l'altro sopra. Questi a ricerca, come quelli con le ciminiere. Non mi sfugge il nome, però avete capito, dai. Ah, non ci arrivo lì. Ah, ci picchia. Da lontano, più lontano possibile, guarda. A parte mi sa che il turno dopo mi arriva comunque. Oh, buono. Ok, vai. Ah. No, congela, no, però. Oh, beccatevi questo. Sì, vabbè, ho saltato, non è che mi sono mosso. Ah, perché si muove il carretto, certo. Pensavo colpisse Luigi, devo essere sincero. Sì, vabbè, però no. Dai. Lallero lalla. Aspetta, però. Ora che l'ho consumato. Lo preferisco sconfiggere lui, dai. Anche mette ghiaccio l'altro, non è che mi interessa più di tanto. La Valchiria, la regina di lava qua. È molto particolare come nemico. È strano davvero, eh. Bene, non può muoversi. Non so. Ha sparato totalmente in una parte diversa. È fatta, bene. Forte sta lotta però. Cioè, particolare, bella. Me la sono giocata molto bene. Molto, molto bene. Tre lotte di fila. Vabbè, sì, è innamorata della regina, ok. Nella lava si sono tuffati. Proprio detto, ok, scompariamo per sempre. Ah, questa era la quarta, non la terza. La quarta. Tre di fila però comunque. Belle, eh! Per carità, molto belle! Ci stanno, ci picchia! Anche se mi aspettavo più punti abilità. Progressi salvati e direi che era ora. Bene, il video termina qui per oggi. Vi ringrazio ovviamente per averlo seguito. Stiamo davvero arrivando al climax. Manca poco, poco, poco. Me lo sento per le ossa. Come sempre vi ricordo che in descrizione trovate tutti quanti i link utili. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!